Quando bisogna cambiare le pastiglie dei freni o i dischi, lo si fa perché è una questione di sicurezza, giusto? Parlando invece di ammortizzatori, scommetto che molti sottovalutano la questione. Vediamo allora insieme in pochi passaggi cosa fare quando bisogna sostituirli. Pensate a quante persone conoscete che si stupiscono quando devono spendere 30-40 euro per cambiare i tergicristalli, come se dovessero durare per sempre. Spesso non riempiendo nemmeno la vaschetta del liquido lavavetri quando finisce. Per non parlare delle gomme, che si tratti di sostituirle o anche solo di controllare la pressione. E potrei continuare con l'olio motore. Sono ancora troppi quelli che viaggiano per anni senza cambiarlo o almeno controllare il livello. Figuratevi quindi a dire che anche gli ammortizzatori dopo un po' devono essere sostituiti. Troppe persone pensano che sia una fissazione solo di chi è appassionato di motori, e invece è una cosa fondamentale per la sicurezza. Parliamone allora, così facciamo un po' di chiarezza. Con il passare del tempo e dei chilometri, infatti, gli ammortizzatori diventano progressivamente meno efficaci e quindi le differenze di comportamento non sono evidenti. Per cui, guidando la stessa macchina tutti i giorni, non ci si rende conto che c'è più coricamento in curva, che dopo un dosso e sulle buche la carrozzeria ondeggia su e giù senza fermare subito le oscillazioni, o ancora che ci vuole più spazio per frenare. Insomma, un guidatore normale può non accorgersi di avere gli ammortizzatori scarichi. Il problema però è che se in officina ci viene detto che è il momento di cambiarli, non sempre reagiamo bene. Non pensiamo sia una cosa importante come ad esempio la sostituzione delle pastiglie dei freni. Ogni quanto vanno cambiati gli ammortizzatori? Dipende da diversi fattori, come vedremo tra poco. Ma diciamo che, in media, dopo 80.000 km andrebbero sostituiti. Oppure ogni 4-5 anni. In ogni caso, è importante far controllare in che condizioni si trovano ogni 20-30.000 km. O comunque, ricordarlo ad ogni tagliando. Un'altra buona abitudine è quella di far dare un'occhiata alle sospensioni anche quando si cambiano le gomme, per accorgersi magari che sugli steli ci sono delle perdite d'olio. Ad ogni modo, come dicevamo, il chilometraggio non è l'unico parametro da considerare. Dipende anche dalle strade che si percorrono, con superfici ridotte male, soprattutto in città dove ci sono più tombini, binari, sanpietrini o lastricati. E poi conta quanto si è aggressivi alla guida, in frenata e in curva, e quanto in media l'auto è carica di persone o bagagli. La macchina che abbiamo a disposizione per parlare di questo argomento è un Audi A1, con quasi 6 anni e di fine 2012, e con circa 73.000 km, fatti praticamente tutti a Roma, vale a dire su strade in pessimo stato. Si tratta quindi di un'auto che, pur essendo ancora in forma, per quanto detto finora potrebbe aver bisogno di ammortizzatori nuovi. Sul mercato, oltre che ovviamente i ricambi originali previsti dalla casa automobilistica, ci sono fornitori aftermarket con prodotti compatibili e con caratteristiche differenziate in base alle esigenze. Su internet ci si può fare un'idea dei vari prodotti, ma è meglio farsi consigliare da un tecnico. Per realizzare questo video abbiamo avuto a disposizione il modello Special Active della Koni, all'interno di una famiglia che comprende ammortizzatori più classici, fino ad arrivare a elementi pensati per chi ogni tanto va in pista nei track day, passando per smorzatori sportivi ma più stradali. Con una valvola che lavora in parallelo alle lamelle che normalmente controllano il flusso interno dell'olio quando la sospensione va in estensione, l'ammortizzatore è in grado di adattarsi alle condizioni della strada in base alla sollecitazione che la superficie trasmette alla ruota. Con l'obiettivo cioè di filtrare bene le sconnessioni ripetute e veloci, come quelle del pavé per esempio, dando allo stesso tempo un buon sostegno in inserimento in curva quando i movimenti delle sospensioni sono più lenti e controllati. Quando si parla di ammortizzatori, quasi sempre si pensa che servano solo a rendere comoda una macchina, ma come abbiamo visto sono soprattutto degli elementi fondamentali per controllare il movimento delle ruote tenendole il più possibile a contatto con la strada. Ricordatevelo sempre quando dovete cambiarli. Un consiglio per concludere, gli ammortizzatori vanno sempre cambiati in coppia, quelli anteriori insieme o i posteriori. Quindi mi raccomando, non cambiateli solo da un lato, destro o sinistro. E non risparmiate sulla sicurezza, la cosa migliore è sostituirli tutti e quattro.